Right now, Ok, Israel is at war. adesso Israele è in guerra Everybody saw how this war began e and the tutti hanno story visto come è told of iniziata the questa Hamas, guerra, è iniziata with its horrific con attack un on the terribile innocent attacco di Hamas ai civilian civili Israel. israeliani in Israele. And there is a tendency around the E world c'è una tendenza nel to mondo divide the a Palestinian dividere population la popolazione and palestinese in there are due, the bad ones that are Hamas and there are the good quelli che ones that are sono the Palestinian Hamas, che sono Authority, i cattivi, e quelli Fatah, che sono bravi invece ruled sono by the Hamas Fatah and the Palestinian e population Mahmoud Abbas, e who la popolazione wants to believe palestinese, che that il the Hamas mondo wins. vuole essere convinto sia diverso da And the Hamas. world likes to believe that after Il Israel destroys mondo Hamas, vuole essere the convinto anche del Palestinian fatto che dopo government che will take Israele over Gaza distrugge and therefore Hamas, it's a better l'autorità world palestinese peace. può prendere il controllo I want you to di understand Gaza e why that's tutto so andrà bene, ci important sarà la to the pace, è quello che Palestinian vorrò farvi Authority. vedere. How do they see it? Do they think E that they're come defending la vedono i Palestine palestinesi? destroying Hamas? Vogliono Are they against the far vedere Hamas che sono and the favorevoli a Hamas? Hamas, This sono is an contro option that we see Hamas, è in quello the questo che voglio farvi vedere in the questa Second sera, e World poi War. Do we go alla from fine there? possiamo anche Do we vedere dove understand what andremo Fatah is a and partire da Hezbollah qui, una is? volta che Now, capiremo cos'è sono Fatah e l'autorità nobody palestinese. remembers this Ora tutti 7th si flood that was a few weeks ricordano ago. queste Over 2,000 Hamas terrorists ottobre, crossed 7 Israel, ottobre, 2000 terroristi di Hamas decapitated che hanno men, torturato, burnt alive, decapitato, violentato, kidnapped, bruciato vivi, immersed rapiti 1,200 Israelis. e ucciso 1.200 israeliani. 20 children, under age 20 17, bambini lost both of their parents and are orphans. sono ormai orfani perché hanno perso entrambi i 76 genitori families e 96 ne hanno perso meno. Alcune completely erased. famiglie sono state Single completamente mother, cancellate. elderly Guardate qui una bella Muslim famiglia couple with their three giovane, children. These are their una coppia con i tre siblings. They had figli, e everything queste sono in this tutte le family. loro And so bare, the sono state only tutti family sepolti insieme that e was non è stata l'unica wiped famiglia out che è stata completamente cancellata in the Hamas atrocities. dalle I'll just atrocità show di you just Hamas. because Voglio you farvi are vedere, Israeli, solo per farvi just watch vedere what the cosa stanno Palestinian vedendo le National persone Guard in Israele, cosa stanno vedendo anche i is showing palestinesi nei just social media. Vi how faccio vedere 20 the secondi di un video Israeli police came into the dove area where the arriva dance la music polizia festival israeliana and nel they were just festival musicale discovering the extent e of the crime. scoprono quella che era la Doesn't have to be dimensione di translated, questo but you just crimine. Non hear c'è this bisogno della man traduzione. as he's noticing the bodies Si all around. sentono i poliziotti che scoprono Questi tutti i corpi. There are dead people here. Ci sono qui cinque morti. C'è qualcuno qui? C'è una poliziotta che è stata uccisa qui? Qui dentro? Oi, oi, oi. You can sense it, and of course, the actual video Potete is sentire, questo è il many, many video. minutes longer as he sees È di molti minuti più lungo e divided in continuano over a vedere 160 corpi, altri corpi. who are at this Ci sono stati oltre festival 260 right persone che now, sono where state uccise a many others questo taken festival, captive, molti altri arrested and were sono raped, stati and then murdered, violentati, and then uccisi e taken as hostage. portati So, via come ostaggi. Quindi vi faccio vedere everybody knew questo this, perché everybody knew what was going on, and yet tutti I want to show hanno you saputo cosa stava how did they succedendo. Fatah and the Ma Palestinian voglio farvi population vedere respond? come Fatah, quindi l'autorità palestinese, hanno Are they risposto different? Why alle do you think this atrocità is di not Hamas. Sono diversi. different? Now I want to show you first. La This prima is cosa che vi far Fatah, vedere è 24 questo. hours after this happened. Nobody 24 ore knew, dopo che questo è everybody knew that successo, there were hundreds of people tutti killed sapevano around the già che world. c'erano This centinaia di video persone che is erano già state Palestinian uccise, television violentate. footage Questa è that la they listened to every action of televisione Israeli palestinese. officials. بداية نقول Innanzitutto للمسلمين dire a وللشعب tutta la الفلسطيني popolazione palestinese صباحوا ألف è خير una giornata di victory vittoria, for di Israel and for gioia, di the state. orgoglio. We are proud Quindi that siamo Hamas was orgogliosi che able to go i across the border palestinesi and kill abbiano Israelis. This is not Fatah, attraversato la but this is frontiera e just ucciso one. It was nonsense. degli There is israeliani. Qui ce n'è another un altro footage esempio, un of altro è rappresentante di Hamas. Di Fatah, scusate, bravissimi, il popolo palestinese, noi ci stiamo risovellando, c'è uno stato di enorme gioia. Quindi per vedere gli israeliani uccisi, e qui vi faccio vedere un altro un mese dopo, quindi
quando tutti sapevano già quali sono state le dimensioni, sentite questo rappresentante di Hamas. La popolazione di Gaza, il nostro, è quello che è successo a Gaza, ci ha fatto toccare il cielo quella gioia. Queste sono persone che fanno parte del partito di Mahmoud Abbas, del Fatah, che dovrebbero essere quelle con cui bisognerebbe poter parlare. E anche questo deriva da Fatah, questo è il motivo per cui sono orgogliosi. Vedete, Israele è rappresentato qua come un topo che sta per essere schiacciato dalla bandiera palestinese. Questo è quello che Fatah presenta alla sua popolazione. In addition to supporting it, Fatah also called to Oltre a join sostenere Hamas, Fatah anche incita le persone a partecipare alle evidenze nei primi giorni, quando si sono accorti che ci sarebbe stato un grande contrattacco da parte di Israele, volevano che anche nella Cisgiordania facessero esattamente le stesse cose. Questi sono stati due annunci dell'agenzia ufficiale dell'autorità palestinese. Quindi sicuramente rappresenta quelle che sono le idee di Mahmoud Abbas. Guardate quello che si dicono. Invitano a un'escalation di questa guerra in tutti i campi. E cities and quindi the towns and the kibbutz c'erano near the stati Nakba. terroristi da tutte le parti, in tutte le case. Quello che avrebbero voluto è che anche le persone in Cisgiordania facessero la stessa cosa. Quindi volevano che i palestinesi attaccassero gli israeliani nella Cisgiordania. Ci sono migliaia di israeliani che vivono lì. E probabilmente sarebbe più difficile ancora per l'esercito rispondere a una cosa del genere. Qui si afferma invece più in basso che si vuole rafforzare quella che è la coesione in questa battaglia eroica. Quindi praticamente si vuole invitare la gente a partecipare a questa battaglia. Qui vediamo un membro di Fatah. Il 21 novembre, quindi molto dopo, è stato, è poco tempo fa, quando tutti sanno già quelle che sono state le atrocità. Sentite quello che dice Jibril Rajoub, è uno dei più importanti leader di Fatah, forse quello che potrebbe sostituire Mahmoud Abbas. Ci sono un po' di persone in gara per questo. Sentite cosa sta dicendo per quanto riguarda la risposta di Fatah a questo massacro. Mi attendo a tutti i palestinesi in qualsiasi battaglia che si uniscano. Uniscono, venite, unitevi, palestinesi. Dimenticate la storia di Fatah, Hamas, l'Islam, il cristianesimo. Dimenticatevi di tutto. Siamo tutti insieme, dobbiamo combattere contro Israele. Questo è il messaggio che viene mandato a sostegno della guerra. Questo appunto da un leader di Hamas. Le persone nel mondo stavano aspettando una condanna di Hamas da parte di Mahmoud Abbas, soprattutto gli Stati Uniti. Il segretario di Stato Blinken è andato nell'autorità palestinese, l'ha incontrato e ha fatto pressione per, come gli ha detto, ma come puoi non condannare questa atrocità? E quello che è stato interessante è quello che ha fatto. Quindi, sotto pressione americana, ha fatto questo annuncio. He put this announcement on his official news agency. Nella sua appunto, agenzia, le politiche e le azioni di Hamas non rappresentano il popolo palestinese. Quindi, innanzitutto, non ha condannato, ha detto semplicemente che Hamas non rappresenta i palestinesi, e solo l'OLP rappresenta i palestinesi. Quindi, è veramente una condanna molto, molto leggera. Ma anche questo è stato troppo per lui. E quindi, alcune ore più tardi, ha cambiato l'annuncio e ha detto l'OLP è il rappresentante e non la politica di nessun'altra organizzazione. Quindi quello che vediamo qui è che Mahmoud Abbas non è riuscito a condannare quello che ha fatto Hamas, le atrocità di Hamas. Excuse me for one second. Scusate. Palestinian Authority, Ora l'autorità palestinese è andata anche oltre, perché 2 settimane dopo il massacro, quando è arrivato il momento per l'autorità palestinese di dare istruzioni come
di tutte le moschee nell'autorità palestinese su quello che deve essere il tema dei discorsi all'interno delle moschee. E questo è il messaggio che è stato inviato. Questa è una copia del messaggio dell'autorità palestinese mandato per le prediche nelle moschee. E quello che ha detto è citare una fonte islamica. E hanno detto a tutti gli imam di citare questa fonte. Cosa dice questa fonte? Fa parte della legge islamica, è un hadith. E sentite quello che dice. L'ora della risoluzione non arriverà finché i musulmani non combatteranno gli ebrei e li uccideranno, e gli ebrei non si nasconderanno dietro gli alberi e le rocce, e la roccia dirà: musulmano, servo di Allah, c'è un ebreo dietro di me, vieni e uccidilo. Questo dice che per la risurrezione dell'umanità la condizione è quella dello sterminio degli ebrei. E chi è che farà questo sterminio? Saranno i musulmani. Questa fonte esiste nell'Islam, alcune persone le interpretano in modo diverso. L'autorità palestinese le interpreta in modo letterale, una chiamata allo sterminio praticamente. E quando loro, 2 settimane dopo il massacro, cercano di predicarlo all'interno delle moschee, praticamente significa dire gli stermini, il massacro di 2 settimane fa. Fa parte della tradizione islamica, fa parte del vostro destino come musulmani. Tutti questi bambini e donne che avete ucciso l'hanno fatto perché l'Islam che vuole lo sterminio degli ebrei. Questa è l'autorità palestinese. E tutti vogliono credere nel Hamas, la parte islamista, terroristica, mentre l'OLP è laico, ma questo è veramente una bugia, perché vediamo qua che l'autorità palestinese ha detto le persone che quello che era successo 2 settimane prima faceva parte del destino che devono avere i musulmani, quello di uccidere gli ebrei. Quindi se volete unirvi alla battaglia, state adempiendo al vostro destino come musulmani. Quindi questo è un messaggio molto problematico. L'autorità palestinese dice non è solo una guerra nazionalistica palestinese, ma una guerra per lo sterminio degli ebrei. Non è solo una guerra per distruggere Israele, ma una guerra per sterminare gli ebrei ovunque siano nel mondo. Questo è quello che viene dall'autorità palestinese. E lo stesso giorno in cui hanno detto cosa predicare nelle moschee, il consulente di Abbas ha detto che Mahmoud Abbas è il comandante dei combattenti della Jihad in Palestina. Quindi la guerra santa nella Palestina. Quindi non è un comandante per la guerra nazionalista, ma islamica. E poi ha seguito dicendo che la Palestina è una causa religiosa, una causa di fede. E quindi non c'è una scelta se voler far parte o no di questa guerra, ma perché è una scelta di Allah. Fa parte dell'Islam. E questa è un'escalation tragica della guerra, non è una cosa nuova, ma questo è il messaggio che arriva adesso dall'autorità palestinese. Un altro aspetto dell'antisemitismo palestinese, quindi abbiamo visto che Allah vuole lo sterminio degli ebrei, l'autorità palestinese ha un altro tipo di antisemitismo che spiega perché Allah vuole lo sterminio degli ebrei. Vi voglio far vedere cosa insegnano da anni alla loro popolazione sugli ebrei e quello che hanno detto poi dall'inizio della guerra. Questo è un messaggio che l'autorità palestinese ha detto da anni alla propria popolazione. Questa è un'intervista con un ricercatore sulla televisione. È ufficiale palestinese e gli è piaciuto così tanto che hanno trasmesso più di 3 volte. Questo è quello che si dice, quello che è la questione ebraica. Gli ebrei sono arroganti per natura, non accettano l'altro, stanno solo tra di loro,
Gli europei li odiano e volevano, li hanno odiati e volevano eliminarli, e quindi, per l'interesse degli stati europei, hanno voluto eliminare gli ebrei, e quindi è iniziata l'idea di stabilire uno stato ebraico. Okay. The Jewish thinking is based on racism that Quindi il pensiero ebraico è razzismo, e che li ca li per questo che gli ebrei vengono odiati, gli ebrei. Quindi hanno portato verso di loro l'antisemitismo, perché loro non accettano gli altri, e quindi per questo che gli europei hanno voluto eliminarli. È stata colpa degli ebrei il loro comportamento che ha fatto sì che venissero odiati, e questo è il motivo per cui l'Europa ha sostenuto la creazione dello Stato di Israele, per eliminare gli ebrei. E questo è un fondamento dell'ideologia palestinese, che Israele non ha diritto di esistere perché Israele non ha gli ebrei non hanno nessun legame con questa terra, ma semplicemente gli ebrei volevano farli fuori e quindi hanno creato lo Stato ebraico. Voglio farvi sentire anche Mahmoud Abbas stesso, che ha detto delle cose simili basate su questo messaggio, solo qualche mese fa, ad agosto di quest'anno. Sentite, perché Hitler ha ucciso gli ebrei. Stato spiegato in molti libri ebraici che Hitler ha ucciso gli ebrei perché erano ebrei, e l'Europa odiava gli ebrei perché erano ebrei. No, è stato spiegato chiaramente che hanno combattuto gli ebrei per il loro ruolo sociale e non per la loro religione. Hanno combattuto queste persone per il loro ruolo sociale, che è collegato all'usura, ai soldi, eccetera, eccetera. Perfino Hitler ha combattuto gli ebrei. Hitler, quindi l'Olocausto è dovuto all'usura degli ebrei. Quindi Hitler si stava difendendo dagli ebrei. Qui sta ripetendo esattamente quello che c'era scritto nel Mein Kampf, dove si parlava del terribile comportamento degli ebrei, del fatto che controllassero i soldi, i capitali, le banche, eccetera, eccetera. E quindi nel Mein Kampf viene detto che lui si vuole difendere dagli ebrei. Hitler ha detto che lui combatteva gli ebrei per difendersi, ed è esattamente la stessa cosa che sta dicendo qui Mahmoud Abbas. Siamo contro gli ebrei perché loro controllano i soldi. E questa in teoria dovrebbe essere la parte moderata, che dovrebbe essere un partner. Quindi questo è quello che viene detto continuamente. Sentite cosa hanno detto un paio di settimane fa. È abbastanza scioccante. I palestinesi dicono alle persone che loro sono coloro che hanno ragione, e che Israele non ha nessun tipo di giustizia, e Hamas ha il diritto di attaccare Israele. La chiamano autodifesa, non attacco. L'autorità palestinese quindi ha dovuto spiegare alle persone perché così tanti leader europei sono andati in Israele, e perché i leader americani sono andati in Israele in visita, perché il mondo sembra dire a Israele: ti stiamo supportando, ti stiamo sostenendo in questo momento di problemi. Sentite quella che è la spiegazione del sostegno europeo e americano che hanno dato a Israele. L'Europa e l'America stanno dimostrando molta solidarietà con l'occupazione israeliana. E vi dico quello che ci sta sotto nascosto, quello che non stanno mostrando queste posizioni per amore per Israele, tra virgolette, ma piuttosto perché l'Europa e l'America hanno avuto successo nell'eliminare gli ebrei, perché venivano considerati come degli scarti umani, e li hanno buttati in Palestina, hanno creato un luogo per loro per buttarli via dall'Europa. Non vogliono un'immigrazione inversa in questo momento, non vogliono che torni in Europa. Quindi questo è il motivo per cui l'Europa e l'America stanno sostenendo Israele, perché sono riusciti a creare Israele per eliminare quello che dice degli scarti umani, della spazzatura umana. Quindi l'Europa ha paura che Israele perda la guerra, e che quindi questa spazzatura umana torni indietro in Europa, e l'Europa non vuole più questa spazzatura ebraica. Questo è il messaggio
dell'autorità palestinese in questo momento, quindi quando le persone dicono che l'antisionismo palestinese è basato sulla terra, non è vero, e questo è antisemitismo, un fondamento della loro ideologia. Quindi il fatto è qui, anche a livello nazionalista, c'è anche un antisemitismo sia perché l'Europa ha odiato gli ebrei e li ha mandati lì, e poi anche perché Allah odia gli ebrei, quindi e allora i palestinesi dicono, certo, perché non dobbiamo odiare gli ebrei se anche Allah dice che loro devono essere uccisi. Questi sono i messaggi che riceve la popolazione, e questo non lo sentirete mai in me. Ora, a causa di tutto questo, la cosa più sorprendente, perlomeno per quanto riguarda le dimensioni, guardate cosa dice la popolazione palestinese durante ancora questa guerra. Questi sono i primi sondaggi fatto da un centro di ricerca serio. Questo è quello che hanno trovato. Hanno chiesto ai palestinesi se loro sostengono quello che è successo, quindi se loro sostengono il massacro, le atrocità e le violenze che sono state fatte, tutti sanno cosa è successo. Un supporto estremo, 60%, un enorme supporto, il 60% della popolazione ha sostenuto questi sacrificati, e un altro 16% un sostegno. Quindi praticamente il 75% dei palestinesi ha detto che sostengono quello che è stato fatto il 7 ottobre. E c'è solo un 5%, quindi più il 7%, insomma il 12% di persone che pensano che sia stato sbagliato il massacro del 7 ottobre, mentre il 75% l'hanno sostenuto. La cosa più sconvolgente, guardate, è stato chiesto se si sentono orgogliosi come palestinesi. Il 94,3% detto che sono molto orgogliosi, in certo modo orgogliosi, il 3%, 4%, quindi guardate, praticamente il 98% dei palestinesi sono orgogliosi delle violenze sessuali, delle decapitazioni, della distruzione delle famiglie. Questo li ha resi orgogliosi. È scioccante. È qualcosa che uno vorrebbe pensare che fosse un errore quando uno ha visto tutti questi messaggi. È quello che ha portato a pensare la popolazione, perché il 98% erano orgogliosi e il 75% solo erano a sostegno. Penso che il divario è che questo 23% hanno visto quello che stava succedendo a Gaza e hanno visto che molti palestinesi innocenti sono stati uccisi a causa degli attacchi palestinesi. Quindi le persone, anche se erano orgogliose, hanno pensato che sia stata la cosa sbagliata da fare. Comunque il 98% delle persone pensavano che fosse una cosa opportuna da fare. Voglio farvi vedere anche quello che vediamo nelle autorità palestinesi in Cisgiordania. Marce come queste, ve ne faccio vedere una. Questo è a Ramallah, sentite cosa dicono, urlano le persone. Presidente Mahmoud Abbas, dove sei? Hanno detto che Samai, Hamas è il terrorista. Tutta la Cisgiordania è Hamas. Sparate all'ebreo, sparate all'ebreo o datelo a Hamas. Chiunque ha un fucile spari a un ebreo o lo dia a Hamas. E questo è quello che viene urlato in tutta la Cisgiordania. Hamas è sempre stato più popolare sia in Cisgiordania che a Gaza, e adesso la loro popolarità è veramente altissima. Come siamo arrivati a questo punto? A questa situazione in cui il 98% della popolazione può sostenere il massacro di bambini ancora. È
pensa sempre che sia solo una piccola parte di popolazione che possa sostenere queste cose, ma com'è possibile che il 98% dei palestinesi lo voglia sostenere? E anni e anni di promozione di odio, di terrorismo che è stato fatto. E voglio farvi vedere alcuni altri esempi. Non è successo in un vacuum, in un vuoto. Oltre a quello che vi ho fatto vedere. The Palestinian Authority has never, ever condemned it. And this is the most important thing. The Palestinian Authority could not condemn this terror attack. L'autorità palestinese non ha The terror attack. potuto And in fact, condannare questo attacco terroristico perché non l'hanno mai fatto, hanno sempre glorificato quelli che sono il terrorismo. Questo sempre l'autorità palestinese, vi faccio vedere un paio di esempi fino a dove arriva l'OLP. Qui avete l'immagine di tre ragazze israeliane, Lucy Di Maia e Rina, che sono state uccise il 7 aprile. Loro stavano viaggiando nelle loro auto, dei terroristi sono arrivati, hanno sparato e le hanno uccise. Ci è voluto un po' più di un mese, quasi due, per ritrovare i terroristi, li hanno trovati e li hanno uccisi. E il giorno in cui questi due terroristi sono stati uccisi, il primo ministro dell'autorità palestinese ha messo l'immagine di questi due terroristi, più la persona che le stava facendo nascondere, e ha scritto gloria e eternità ai nostri giusti martiri. Il primo ministro dell'autorità palestinese pensa che uccidere questa madre, questi due giovani figli, faccia di queste persone dei martiri giusti e che dia loro gloria e eternità. Quindi questo è qualcuno che loda degli omicidi. Quindi gloria e eternità sono delle cose laiche da dire, ma dall'altro lato c'è shahid, martiri che muoiono per Allah, quindi sono persone che meritano gloria e sono anche benedette da Allah per aver ucciso queste tre donne israeliane. Mahmoud Abbas stesso, quest'anno, quando sono stati rilasciati due terroristi che sono stati rilasciati dopo che erano stati accusati anche di omicidio, e questo è quello che lui ha detto loro quando sono usciti dalla prigione. Maher Karim, sono delle figure importanti, siamo orgogliosi di voi e speriamo che Allah vi garantisca salute, siete i modelli della nostra nazione. Siete i modelli della nostra nazione, modelli per il nostro popolo, siete delle icone per il popolo palestinese. Quindi dice chiaramente: se voi uccidete i palestinesi, siete dei modelli per noi. Perché noi quindi siamo sorpresi che il 90% delle persone in Palestina siano orgogliosi, se il leader stesso dice che è orgoglioso di questi omicidi? Vi ho fatto vedere prima che nell'autorità palestinese ha detto che quello che è avvenuto il 7 ottobre è stato parte del piano dello sterminio degli ebrei. Questa fonte che dice che Allah vuole che i musulmani sterminino gli ebrei è stato pubblicato nelle moschee, nella televisione, questo di 2 anni fa, per esempio. Dice l'ora della risurrezione non arriverà finché i musulmani combattono gli ebrei e li uccidano. Quindi la stessa cosa è stata ripetuta ancora, ancora, ancora. Dagli anni 2000, questo è stato ripetuto continuamente nella televisione dell'autorità palestinese. La maggior parte del tempo veniva detto che i palestinesi hanno l'obbligo islamico di uccidere gli ebrei perché questo fa avvicinare la redenzione. Inoltre, all'onore, l'autorità palestinese dà anche dei premi a questi omicidi, e questo è qualcosa che abbiamo scoperto nel 2011,
Molti abbiamo dato al Parlamento italiano e a molti altri parlamenti, facendo vedere quello che è il salario che viene pagato a quelli che sono i terroristi e omicidi. Quindi questo nella legge palestinese dice che se un prigioniero i primi anni ha 1.400 shekel al mese, quindi circa 400 euro al mese, e più sta in prigione, più sale quello che è il loro salario, quindi arriva fino a 3.000 dollari, 3.000 euro al mese. Ora, quello che è il salario medio palestinese è intorno ai mille shekel, quindi è più, praticamente 10-12 volte quello che sarebbe il salario medio dei palestinesi. Prima di questa guerra c'erano circa 6.000 prigionieri in prigione e ci sono anche quelli che sono stati rilasciati che continuano ad avere questi salari, quindi l'autorità palestinese spende moltissimo per pagare questi salari e in più vengono dati dei premi alle famiglie dei terroristi. Per esempio, se ci sono dei terroristi omicidi, lui non può prendere chiaramente il salario perché muore, ma la famiglia ce l'ha a vita. Quindi, tra tutti questi, circa 300 milioni di euro vengono spesi all'anno. Per questo motivo. Ci sono stati tante persone che sono state catturate, anche poi rilasciate, ma comunque c'è veramente una spesa enorme per l'autorità palestinese. Cosa fanno? Quindi per provvedere a questo vanno all'Europa, gli Stati Uniti hanno detto abbiamo un grande deficit nel nostro budget, non possiamo pagare quello per cui abbiamo bisogno, non potete, perché tutti questi soldi vanno ai terroristi e cresceranno ancora di milioni e milioni di dollari in più. Il mal principio è chiaro, l'autorità palestinese sta dando dei premi al terrorismo e questo è il motivo per cui la popolazione pensa che il terrorismo sia la cosa giusta da fare. Vi ho fatto vedere all'inizio l'immagine dei due genitori, tre bambini che sono stati uccisi da Hamas nella tragedia di Hamas. Guardate qui, non è la prima volta che tutta l'intera famiglia viene cancellata, cinque membri della famiglia. Qui sono cinque membri di una famiglia, Ruth e Neud Fogel e i loro tre bambini, sono stati uccisi a casa loro in Cisgiordania, non a Gaza. Amjad Awad e Hakim Awad sono stati i cugini che li hanno uccisi e hanno avuto quasi 300.000 dollari per questo omicidio. Per cui chiaramente l'autorità palestinese non può criticare Hamas perché stanno premiando anche i palestinesi nel Cisgiordania per lo stesso motivo, uccidere donne e bambini. L'autorità palestinese non ha mai condannati e anzi gli ha dato dei premi. Quindi Hamas sta semplicemente facendo quella che è la politica anche dell'autorità palestinese. Voglio farvi vedere anche un po' di quella che è l'educazione dei bambini. Ci sono stati dei rapporti su quella che è l'educazione palestinese dalla fine degli anni 90. E quello che voglio farvi vedere è quello. Sono le colonie estive che vengono svolte in Palestina. Guardate quello che succede. Innanzitutto, queste sono le persone che sono state dei martiri, sono lune, quindi delle luci, non numeri. E qui vediamo che ci sono 65.000 bambini maschi e femmine. E quello che dicono qua è che i martiri sono delle star, delle stelle, delle elite. Quindi questi sono tutti terroristi morti per uccidere in Israele. E quindi questo è il nome della colonia estiva. Tutte queste cose sono state fatte vedere in televisione. Una bambina dice, mia sorella è martire.
Io sono un amico del martire di un altro, e i nostri martiri sono delle luci e non dei numeri. Quindi tutti i bambini parlano delle persone che hanno ucciso, ma ognuno di loro ha detto un nome. Poi vedete che si fanno identificare ancora di più i bambini. Dicono, per esempio, io sono il martire 25, 28, sono il martire 64, in modo che tutta la colonia estiva era praticamente un incitamento al terrorismo. E quindi vengono cresciuti questi bambini a vedere come il terrorismo come una cosa normale che bisogna aspirare a fare, perché loro stessi devono vedersi come dei futuri martiri. Qui c'è un esempio di un allenamento attivo. Questo è una colonia estiva di Fatah che è stata sulla pagina Facebook di Fatah, in modo che tutti potessero vederlo. الثورة والبارود بيرتد الفدائية فرسان بعرين اسود وإذا طلوا الفدائية الثورة والبارود بيرتد الفدائية فرسان بعرين اسود وإذا طلوا. Okay, what do we see the children learning? They're learning how. Vedete cosa stanno imparando i bambini, come si può rapire, come si può sparare, come si può comandare. Questa è la colonia estiva palestinese, quindi come possiamo sorprenderci perché per il sostegno a Hamas. Questa è una delle cose più scioccanti che abbiamo visto, vi ho fatto vedere un po' come sono tutte le colonie palestinesi, ma non c'è niente di peggio dire a un bambino che il tuo destino non è vivere, avere una famiglia, crescere, avere una passione, non è il tuo destino, essere un martire, perché sei solo delle munizioni. Questo è quello che hanno detto Hamas, è quello che è stato sulla pagina Facebook ufficiale. Sua madre gli ha promesso che sarebbe stata una stella brillante, ha guardato, gli ha dato un fucile, ha urlato forte. Oh mamma, mamma, che cos'è questo? Questo è un regalo? L'ha preso, l'ha abbracciato e ha detto: figlio mio, non siamo creati per la felicità. Nei miei occhi tu devi essere, sei stato creato per il martirio. Gerusalemme è nostra, la nostra arma l'Islam e i nostri bambini sono le munizioni. Quindi tu, figlio mio, sei destinato al martirio e sei semplicemente una munizione. Questo è il messaggio che Fatah ha pensato di mettere sulla loro pagina Facebook. Voi bambini non siete niente, siete delle munizioni per le armi dell'Islam. Queste sono le trasmissioni, i messaggi scioccanti che arrivano dall'autorità palestinese. Ora, a causa di questo, ci sono così tanti bambini che hanno partecipato a attacchi terroristici, che noi siamo stati sconvolti da questo numero. E ancora di più per i bambini che sono andati sperando di morire come Marco. Qui c'è un ragazzo di 17 anni, guardate, era un membro della Jihad islamica. Perché prende dei bambini? Ma è quello che fanno, prendono dei bambini, perché quando sono uccisi i bambini, questo è un problema per Israele, questo è un 17enne ucciso dagli israeliani. L'autorità palestinese nel loro giornale ufficiale, su questa vignetta, dopo che questo ragazzo, Majdi Arraoui, è stato ucciso, e lì c'è scritto: Majdi Arraoui, martire, ha raggiunto la Shahada più rispettata, quindi il martirio o certificato di matricolazione, o che vuol dire che o se ha avuto una buona pagella a scuola o è morto ha avuto una buona pagella o è arrivato al martirio. Quindi questo ci vuole far capire che il martirio è meglio che una buona pagella a scuola. Qui dice per successful one. And then they wrote,
Kiev era successo, hanno cancellato il rivoluzionario. Alza la sua mano, vedete? Alza la sua mano con una V di vittoria, quindi sono morto come martire, questa è la mia vittoria. Avere successo non è una vittoria, essere un martire è una vittoria. Questo è quello che dice l'autorità palestinese nel suo giornale. Non è importante avere successo, è importante morire per Allah. È veramente scioccante per l'Occidente, ma dobbiamo capire, quando si parla delle autorità palestinesi, non è come il vicino che vuole solo avere un bambino che cresca e abbia successo. Questo cosa vuol dire aver successo nell'autorità palestinese? Questo era un 17enne. Qui è una lettera di addio di un 14enne scritto ai suoi genitori, che è andato a fare un attacco terrorista ed è stato ucciso. E nella lettera c'è scritto: Allah ha realizzato il mio sogno, che era il martirio. E quando vengo da voi come martirio, mia maglia, mamma mia, per piacere, gioisci e non piangere, non essere triste, perché sono riuscito a ottenere il martirio. Questo è stato uno dei tanti bambini e ragazzi che sono stati uccisi, perché viene insegnato proprio ai propri ragazzi che il martirio è la cosa migliore per loro. Al funerale di questo bambino, che è stato mostrato internazionale, non crederete, la canzone che viene fatta sentire durante il funerale, sentite la canzone in sottofondo. Questo è il video del funerale. Accompagnami nell'eternità, accompagnami al paradiso. Decorami con delle rose, mamma. Questo è il momento più bello. Accompagnami all'eternità, accompagnami al paradiso. Decorami con rose, mamma. Questo è il tempo migliore. Non c'è nessun cordoglio qui, è un bel momento. Accompagnami, Rosa, accompagnami al paradiso, all'eternità. Questo è qualcosa di bello che è successo. Quindi questo è il mondo cui viene rappresentata e celebrata la morte di un 14enne. Adesso guardate quello che sta succedendo adesso nell'autorità palestinese con dei terroristi che sono stati rilasciati. Questa è una delle terroriste che è stata rilasciata 2 giorni fa, che è membro di una famiglia con 4 figli in prigione. Tutti fanno parte di Fatah. Ma guardate cosa succede nell'autorità palestinese. Viene fuori dalla prigione e sentite quello che dice alle telecamere uscendo dalla prigione. Che Allah possa benedire Muhammad Des, che è il leader di Hamas. Le persone che vogliono le brigate di Al-Qassam, che sono l'ala terroristica militare di Hamas. I bambini della fascia, di Gaza, ci incontreremo in paradiso, la vittoria è vostra. Quindi, se la Cisgiordania non stesse supportando Hamas in questo modo, come avete visto, perché dovrebbero supportare Hamas? Ma e anche se questi sono sostenitori di Hamas, stanno sostenendo Hamas perché sono loro che stanno eseguendo e hanno eseguito queste uccisioni. Qual è quindi la soluzione per la striscia di Gaza? Ci siamo chiesti anche all'inizio. Il mondo sta già facendo pressione su Israele per distruggere Hamas, dove si voleva distruggere l'ISIS, ma poi quello che dicono è: dai, date questa zona all'autorità palestinese, quello che abbiamo fatto vedere, quello che vi ho fatto vedere. Quando sentite quello che dicono le persone, è assolutamente impossibile. Loro non sono la soluzione. L'autorità palestinese, che è responsabile dell'educazione anche nella striscia di Gaza, tutte le scuole e tutti i libri di scuola sono ripieni dei loro messaggi.
ma con tutti questi messaggi che hanno dato alle persone, le persone ormai hanno detto ma Hamas sta facendo meglio di voi, perché dovremmo abbandonare Hamas? Quindi sicuramente la solidarietà palestinese non può essere la soluzione. Volevo farvi vedere un'altra cosa prima di aprire la discussione, le responsabilità europee. Io ho mostrato questo materiale al Parlamento europeo, al Parlamento italiano, a parlamenti in tutta Europa, e l'ho fatto vedere al Congresso americano, anche in Australia. Il mondo lo sa da anni, il mondo lo sa da anni perché la comunità internazionale continua a dare fondi all'autorità palestinese, più di 300 milioni di euro dati dalla Unione Europea, anche gli Stati Uniti, centinaia di migliaia di dollari, anche in modi complicati, anche perché è contro la legge americana. Quindi il mio messaggio per gli europei e qualsiasi altro paese che sostiene l'autorità palestinese è che voi dovete riconoscere chi state sostenendo. Se voi date un sostegno economico o politico, sostenete un'organizzazione che crede che bisogna sterminare gli ebrei, che bisogna distruggere Israele, e è un'organizzazione che ha portato la popolazione fino al 98% delle persone a credere che uccidere sia la cosa giusta da fare, che bruciare le persone vive, decapitarle sia qualcosa che li rende orgogliosi. Quindi bisogna trovare un'altra soluzione, non l'autorità palestinese. Grazie. Grazie per questa presentazione. Sì, Tamar, vorrei proprio invitare le persone a porre delle domande. Quindi sentitevi liberi, se qualcuno ha delle domande può porle nella chat. Penso che ci sia molte cose su cui riflettere. Itamar, si potrebbe dire che l'autorità palestinese è stata simile a quello che il nazismo in Germania. Ed è difficile per me vedere delle differenze tra il nazismo e l'autorità palestinese, anzi direi che l'autorità palestinese vada anche oltre, perché non cercano in nessun modo di far finta di nascondere quello che è il loro odio, cosa che hanno fatto i nazisti. Sì, sono d'accordo. L'ideologia del fatto che gli ebrei siano la cosa peggiore per il mondo, come dicono i nazisti, dicevano i nazisti, o come dicevano i palestinesi, che gli ebrei sono la spazzatura. Significa che il modo per salvare il mondo è sterminare gli ebrei. E i nazisti l'hanno fatto in un certo modo. E l'autorità palestinese sta cercando di fare la stessa cosa, ma deve far fronte a Israele, quindi probabilmente non ci riuscirà, ma è per questo che ci sono continui attacchi. E questa però effettivamente è la stessa ideologia. Quindi quello che possiamo dire qui che l'autorità europea ha in qualche modo sostenuto l'autorità palestinese e quindi deve prendere anche le sue responsabilità. Sì, possiamo dire che niente di questo avrebbe potuto succedere senza il sostegno finanziario dell'Unione Europea. La prima volta che ho presentato in Parlamento Europeo il contenuto di quello che veniva insegnato nelle scuole, penso nel 2000-2001, perché parlavo dei nuovi libri dopo che erano stati fatti dei rapporti su quelli precedenti, c'erano stati fatti dei piccoli cambiamenti nei libri. Quindi l'Europa lo sapeva anche dei messaggi di odio nella televisione, e stanno anche di quelli che sono i salari dei terroristi. Io sono andata in tutti i parlamenti a mostrare i documenti, mostrare quello che abbiamo scoperto, e alla fine l'autorità palestinese non l'ha mai negato, perché loro ne sono orgogliosi di premiare queste persone. Quindi sicuramente l'Europa ha delle
responsabilità per sostenere l'autorità palestinese per averla creata e anche responsabilità per il 98% dei palestinesi che sostiene questi massacri che ci sono stati. E lei ha anche sottolineato che gli europei hanno finanziato questo, ma forse questo non tutti gli europei lo sanno fuori dei parlamenti, ma sembra che ci sia veramente un tentativo di nascondere un po' questo aspetto ai media. Cosa che non, per, infatti i media in Europa non hanno praticamente mai pubblicato queste cose che lei ci ha fatto vedere questa sera, ma sono state in modo deliberato cancellate. Quello che è successo è che i leader europei hanno più volte detto a difesa dei palestinesi, i palestinesi sono arrabbiati con Israele, c'è cioè, terrorismo contro Israele a causa dell'occupazione, questo è quello che dicono. È un mantra. È un, come se si capisse un pulsante, poi far vedere quello che succede nei campi estivi, il fatto che venga detto che è quello che Dio vuole Allah, ma alla fine la gente dice no, è colpa dell'occupazione. Bisogna ascoltare quello che dicono i palestinesi. Ma i palestinesi invece, scusate, gli europei invece continuano a dire che i palestinesi sono vittime e quindi possono fare degli atti terroristici perché, e quindi vittimizzano praticamente i palestinesi. E se i palestinesi però sono delle vittime, sono vittime dei propri leader, del Hamas, le vittime di Hamas, di Gaza sono vittime di Hamas. E dell'autorità palestinese, Israele sicuramente non è responsabile di questo. È sicuramente così. Qui c'è una domanda che arriva dai nostri amici. Gli dice, Israele è costantemente sotto inchiesta sul piano del diritto internazionale. Esiste qualche inchiesta aperta contro ciò che Hamas ha fatto il 7 ottobre? Sono quindi delle inchieste aperte per quanto riguarda il diritto internazionale? No, non c'è ancora niente che è stato promosso contro Hamas a livello internazionale. Penso che Israele non inizia neanche, perché tanto Israele non ha fiducia nelle istituzioni internazionali, perché hanno mostrato che sono completamente politicizzate. E in realtà quello che si vuole fare è quello che è distruggere Hamas, così come si voleva distruggere l'ISIS, e Israele adesso vuole distruggere Hamas e lo farà. Il pensiero ridicolo che Israele sia processato a causa di quello che è successo. Per la legge internazionale, Israele ha il diritto e l'obbligo di combattere Hamas. E se loro si nascondono tra i civili, è tragico, ma non è responsabilità di Israele, ma di Hamas. Perché Hamas è responsabile per tutti gli israeliani uccisi e per tutti i palestinesi uccisi. Penso che effettivamente Hamas sia una tragedia anche per le persone che loro vorrebbero rappresentare. Penso che abbiamo capito stasera quello che è il veleno che viene iniettato a queste persone. Penso che quello che è successo in Europa con tutte le dimostrazioni che ci sono state in molti capitali europee, in queste marce pro-palestinese, ci può dare una sua idea e un suo parere in merito? Abbiamo pensato che il resto del mondo avesse raggiunto un livello per accettare l'esistenza di Israele nel 48. Pensavamo che il mondo avesse accettato questo per l'esistenza dello Stato ebraico.
il fatto che gli ebrei fossero tornati in loro terra. E qui invece stiamo vedendo che ci sono state 300.000 persone a Londra che dicevano dal fiume al mare la Palestina sarà libera, che vuol dire distruzione di Israele. Quindi posso dire che non siamo stati completamente sorpresi, ma ci dice un po', perché ogni volta che noi viaggiamo pensiamo di avere un'accettazione ormai di questo Stato ebraico, ma invece abbiamo la dimostrazione che lo Stato ebraico non sia ancora stato accettato. Penso che le persone non abbiano ancora capito fino a che livello sia arrivata l'ideologia di Hamas per lo sterminio. Io penso anche che non siamo riusciti a far capire agli europei quello che è al mondo in generale, quello che stava succedendo, oppure invece sono dei messaggi che vengono mandati a delle persone che non vogliono sentire. Penso che tra i politici europei chiaramente ci sono dei fantastici politici in tutti i parlamenti che ci sostengono, ma ci sono altri politici che pensano di dover prendere una certa posizione. E quindi ci sono delle relazioni terribili anche con i media che hanno una loro agenda, i politici che devono essere rieletti, visto che i media sono chiaramente anti-israeliani, questo da molto, molti anni. Israele non può fare niente di bene agli occhi dei media. Vediamo per esempio l'esempio dell'ospedale in cui sono morte 50 persone. Hamas ha detto che sono stati gli israeliani. E tutto il mondo ha preso questo messaggio di Hamas senza neanche controllare. Poi, nei giorni successivi, quando Israele ha fatto vedere. Ha fatto vedere anche delle prove del contrario, e solo settimane dopo ci sono stati dei messaggi, dei giornali che hanno ammesso quello che era stato l'errore, perché erano così eccitate di poter accusare Israele di aver ucciso così tante persone in ospedale. E quindi hanno diffuso questa notizia senza neanche controllare. Per noi è molto importante sapere, noi sappiamo che non c'è veramente veri una verità in questi media. E, per esempio, alla BBC sono veramente molto attivamente, hanno un'agenda chiara anti-israeliana, anche la CNN, alcuni dei loro giornalisti. E poi, come ho detto, c'è questa relazione terribile tra i politici che devono essere eletti, i media che hanno fatto il lavaggio del cervello alla popolazione, e quindi i politici devono esprimere delle opinioni che le persone si aspettano da loro perché altrimenti non li eleggeranno. E quindi è questa la trappola. Penso sarebbe il caso forse di controllare quelli che sono i libri di testo utilizzati nelle scuole europee, perché penso che potrebbero essere stati palestinizzati, possiamo dire. Qui c'è un'altra domanda: che soluzione propone per la striscia di Gaza alla fine del conflitto? Sicuramente, se si darà il potere all'autorità palestinese, verrà ricostruita una cosa simile a Hamas. Ma non sanno come altro educare le persone se non il modo in cui l'hanno fatto, quindi non può essere l'autorità palestinese. Israele deve avere il controllo del punto di sicurezza per quella che è la zona della striscia di Gaza. Quello che ha passato, lo shock dello Stato, tutte le testimonianze che stanno piano piano uscendo. Sarà uno shock che non verrà mai dimenticato in Israele. A causa di questo noi non possiamo dire, oh, diamo un'altra possibilità. No, non diamo un'altra possibilità. Gli abbiamo dato una possibilità. Dagli accordi di Oslo del 93 hanno avuto la loro possibilità e hanno trasformato questa bella terra in una base di terrorismo. Quindi
Israele dovrà avere il controllo di sicurezza. È quello che voglio dire agli europei, nello stesso modo in cui i poteri europei hanno controllato poi la Germania nazista dopo la seconda guerra mondiale, hanno controllato anche l'educazione. Questa è la soluzione anche in questo caso. Bisogna prendersi la responsabilità dell'educazione dei campeggi estivi in modo che quello che è il veleno che ha infettato questa generazione possa essere, diciamo, eliminato dal loro sistema in 15-20 anni con un'educazione diversa, ma non può essere l'autorità palestinese. Sì, penso che questo sia molto chiaro, che lei abbia rafforzato quello che è il fatto che l'autorità palestinese e Hamas siano le due facce della stessa medaglia. Sì, hanno delle differenze, quelle che sono le pratiche religiose, e competono anche per quello che è il potere, ma per quanto riguarda Israele, dicono messaggi identici. Israele non ha il diritto di esistere, gli ebrei non hanno il diritto di esistere. Sì. Penso che ci sia una finestra di opportunità, penso che molte persone vedono queste dimostrazioni terribili dei pro-palestinesi. Non so se si può chiamare un gruppo, ma persone però si sono allontanate perché hanno cominciato a vedere quella che è la vera faccia di questa organizzazione. Io penso che il palestinismo sia il retrovirus che possa facilitare quello che è l'arrivo del terrorismo in Europa. Sicuramente il terrorismo ha dei problemi crescenti, come sappiamo, per quanto riguarda l'islamismo. Forse ha ragione che questo palestinianismo gli abbia permesso di far entrare queste forze di islamico senza controllare veramente quello che credevano queste persone. E vedete quello che sta succedendo in paesi con un'ampia popolazione musulmana, dove le donne hanno paura di uscire di casa e dove ci sono degli attacchi nazionalisti islamici contro le donne cristiane. Quindi ci sono vari stati che hanno questi problemi. Però sì, ha ragione. Gli europei hanno aperto le porte e poi pian piano questa popolazione radicalizzata islamica sta crescendo. E quindi questa situazione peggiorerà. Una cosa che però voglio sottolineare è uno dei musulmani più migliori che abbia mai incontrato, che è della comunità musulmana italiana, interpreta l'Islam in modo molto diverso. E infatti dice che mostra anche le fonti, mostra che l'Islam in realtà riconosce il diritto di Israele a esistere perché il Corano anticipa il fatto che gli ebrei ritorneranno alla loro terra, per cui non deve essere l'Islam, non deve essere l'Islam di per sé un problema. Il problema è che la politica usa l'Islam in questo modo che ha portato queste tragedie che abbiamo avuto. Ma se questo tipo di interpretazioni avessero più forza, potremmo trasformare queste comunità musulmane in comunità che potrebbero essere più vicine agli ebrei, a Israele. Anche in Israele ci sono una buona parte della comunità islamica che fa servizio militare volontario qua in Israele. Penso che anche questo si può sottolineare. Sì, certo, in Israele è quello che sta succedendo. Una cosa molto significativa sta succedendo in Israele. Subito dopo, diciamo 2 settimane dopo le atrocità del 7 ottobre, è stato fatto un sondaggio tra gli arabi israeliani che ha visto un
un salto enorme nell'identificazione degli arabi come israeliani, quindi circa il 70% degli arabi israeliani si sono identificati come arabi israeliani. Quello che è successo è quindi che per un certo periodo l'autorità palestinese stava cercando di portarli a sé, ma nel momento in cui i palestinesi hanno mostrato quelli che sono i veri colori, quello che veramente rappresentano, gli arabi israeliani hanno detto no, non più. Noi viviamo in una democrazia di Israele, ci interessa, abbiamo a cuore questo paese, non vogliamo essere trasportati nel sostegno di queste azioni che noi rifiutiamo assolutamente. E quindi i numeri sono cresciuti effettivamente di molto. In Israele per anni gli arabi israeliani fanno parte della popolazione, ci sono moltissimi medici e infermieri negli ospedali, ci sono moltissimi musulmani nell'esercito che fanno il volontariato, ci sono poi anche i drusi che non fanno volontari, ma hanno chiesto allo Stato di essere parte dell'esercito e quindi fanno parte dell'esercito come gli ebrei. La settimana scorsa ci sono due drusi che sono stati uccisi nei combattimenti a Gaza, uno di loro, che è un ufficiale al padre, che è un alto grado nell'esercito, entrambi erano nell'esercito insieme, combattendo contro Hamas, hanno avuto un contatto radio proprio prima della tragedia in cui il padre incoraggia il figlio, gli parla, gli augura buona persona, eccetera, eccetera. E questi sono drusi e hanno un livello molto alto nell'esercito, stessa cosa. Molti arabi israeliani vogliono essere cittadini israeliani. Questo è quello che vogliamo sperare, che questi numeri continuino a crescere. Il numero dei musulmani, degli arabi che sono orgogliosi di essere israeliani. Ci sono un paio di domande per quello che riguarda questa tregua. Pensa che lei sia un pericolo per Israele? Sì, io penso che sia un pericolo per Israele, perché non stiamo parlando solo del cessate il fuoco, ma anche centinaia di camion con del carburante. Purtroppo abbiamo le spalle contro il muro, perché ci sono ancora dei bambini, dei neonati che sono ancora ostaggi di questi mostri di Hamas. Quindi in generale la maggior parte della popolazione sta dicendo: noi mettiamo a rischio noi stessi, non è un pericolo letale, noi torneremo a combattere con queste persone che si riarmeranno, ma noi sì, vogliamo prendere questo rischio per riavere indietro queste donne, questi bambini e anche gli uomini. E poi riprenderemo quello che dobbiamo fare. Sarà un po' più difficile, ma dobbiamo salvare le nostre persone. Qui c'è un'altra domanda per quanto riguarda la situazione sul confine settentrionale. Sembra che Hezbollah e l'Iran non siano stati avvisati da Hamas di quello che avrebbero fatto nell'invasione del sud Israele. E quindi Iran e Hezbollah hanno mandato dei messaggi arrabbiati. D'altro canto, Hezbollah non può non fare niente, non può essere visto non fare niente. E quindi sta facendo dei bombardamenti e sono terribili, abbiamo perso delle persone. Non mi ricordo i numeri esatti delle centinaia di migliaia di persone che hanno dovuto lasciare le case, ma apparentemente né Hezbollah né l'Iran vogliono che questo si trasformi in una grande battaglia contro Israele. Israele deve decidere se Hezbollah rappresenta la stessa minaccia potenziale di Hamas, quindi Israele deve decidere se una volta distrutto Hamas può
aspettare che ci facciano un attacco, una sorpresa come quella di Hamas nel nord, perché non possiamo agire, oppure Israele deve dire, va bene, finiamo con Hamas e poi completiamo il lavoro fino in fondo. Pensavo, mi sembrava che la dottoressa Pogorello volesse dire Sì, qualcosa. grazie, dottore Itamar, Marcus, grazie Marco Alexander. Vorrei chiedere anche grazie Mikolnitsa, grazie a tutti voi che state seguendo e alla regia. Volevo chiedere una cosa, ma visti i risultati degli accordi di Oslo, che sono risultati drammatici e violenti, come mai ancora presidenti, come il presidente degli Stati Uniti Biden, ha riproposto la soluzione della divisione di Israele in due stati, Gerusalemme capitale? Come mai questa cecità politica e come mai queste proposte che ormai sappiamo che è impossibile che possa esistere una divisione di Israele in due stati? Già quei territori ceduti con gli accordi di Oslo, come abbiamo sentito anche ora, sono stati fallimentari, totalmente fallimentari. Perché nazioni come gli Stati Uniti o da altre nazioni propongono questo? Sembra che non comprendano la difficoltà di Israele e non vogliano comprendere che la soluzione dei due stati non potrà esserci se non con la distruzione di Israele. Penso che chiunque sia un po' ragionevole pensa capire che non ci possa essere una soluzione a due stati. Basta immaginare se la Giudea, la Samaria, quindi la Cisgiordania fossero in controllo di Hamas, sarebbe stato non solo un attacco in qualche kibbutz, ma centinaia di città in Israele. E quindi questo sarebbe quello che sarebbe costruito in Cisgiordania se ci fosse uno Stato palestinese. Nello stesso modo in cui hanno trasformato Gaza in una base militare, lo farebbero anche in Cisgiordania. L'ultima volta che hanno quasi fatto delle elezioni in Cisgiordania e a Gaza, Mahmoud Abbas ha cancellato le elezioni, perché era chiaro che Hamas avrebbe vinto le elezioni sia in Cisgiordania che nella striscia di Gaza, e che quindi Hamas avrebbe avuto la presidenza, il primo ministro, e quindi in Giudea e Samaria attualmente ci sarebbe Hamas, non ci sarebbe l'OLP. E Hamas avrebbe fatto esattamente la stessa cosa, quello che ha fatto a Gaza, quindi non possiamo. Visto che non possiamo essere sicuri che non ci sarà un governo di Hamas nel Cisgiordania o un equivalente di Hamas, non ci può essere una soluzione di due stati, perché gli europei, gli Stati Uniti continuano a sostenerlo? Penso perché non stanno cercando per soluzioni che funzionino, ma che si possano firmare sulla carta. Non so esattamente cosa vogliono, forse il premio Nobel, ma chiaramente non è una soluzione razionale per gestire quella che è l'autorità e la popolazione palestinese. Dottoressa Fogorala, c'è qualcosa che ha da aggiungere? Sì, grazie, grazie. Allora vorrei anche fare un'altra domanda, se non è troppo tardi. Posso fare un'altra domanda? Allora, dal movimento che sentiamo, mi è piaciuto questo termine palestinianismo, termine bellissimo che userò molto volentieri. Da questo termine di palestinianismo che sta diffondendo un po' ovunque e analizzando il periodo del nazismo, essendo io un insegnante di storia dell'Olocausto, in realtà il nazismo era ben identificato a un certo punto della storia come un nemico dell'Europa, un nemico del mondo, mentre ora sta avvenendo il contrario. Se i sintomi sono quelli del nazismo e anche peggio, c'è un pietismo falso manipolato da questo palestinianismo, scusatemi il termine, con la scusa della terra, con la scusa dei diritti di un popolo che non esiste. Al contrario, anziché vederlo come un pericolo, una minaccia per l'intera umanità, questo avanzamento di Hamas e di altri movimenti di questo tipo, viene visto quasi un diritto, ad esercitare questo potere. Io credo che siamo in un inganno totalmente storico
cosa possiamo fare noi per risvegliare gli altri attorno a noi a non cadere in questa trappola? Perché l'Italia è piena di manifestazioni di antisemitismo e difatti il 30 novembre noi saremo in Senato proprio per essere portavoce di questo sintomo, di questa malattia che sta prendendo anche l'Italia. Cosa si può fare in questa situazione? Un discorso molto lungo, riesci a tradurlo, Mark? L'autorità palestinese ha avuto successo nel convincere molte parti del mondo che ci sia un'antica popolazione palestinese, ma le persone devono ricordarsi che non c'è mai stato un popolo palestinese centinaia di anni fa, non c'è mai stata una nazione palestinese, non c'è mai stato un re palestinese. Effettivamente, le persone che si identificano come palestinesi fino al 1948, con la creazione di Israele, che si identificavano quindi come palestinesi, erano il movimento sionista. Se guardate per esempio, le diverse organizzazioni che c'erano nella terra di Israele prima che Israele venisse creato, c'era per esempio il Palestine Post, che era un organo ebraico, c'era l'orchestra palestinese, tutte queste identità, questa parola palestinese veniva data dalla parte ebraica. Ed era quindi quando c'è stato il padiglione palestinese, la fiera internazionale era ebraico. Quindi, anche quando c'era la squadra di calcio palestinese, c'erano gli ebrei che partecipavano. Quindi, se uno perdesse la carta d'identità e qualcun altro lo prendesse e poi dicesse: questo è mio. Questo è quello che è successo esattamente a Arafat, l'autorità palestinese. Ha pensato: perché noi non sosteniamo che siamo noi palestinesi veri, originali, torniamo indietro nella storia? Centinaia di anni dicendo che Gesù era un palestinese, che Maria era palestinese, ma è una farsa, chiaramente. E questo è quello che deve essere spiegato. C'è stato un articolo nel giornale palestinese in cui si è detto nel 1965 che le nostro popolo non aveva un'identità nazionale, ma poi ci sono state delle attività militari, c'è stata l'attività militare di Fatah negli anni, quello che ha fatto guadagnare questa identità, quindi il terrorismo in nome dei palestinesi ha fatto sì che la popolazione dell'epoca, quando la Cisgiordania era sotto la Giordania, ha fatto queste persone sentirsi palestinesi. Quindi gli arabi, quello che ha fatto gli arabi della Cisgiordania sentirsi palestinese in Giordania era proprio il terrorismo. Quindi questo è quello che ha fatto il mondo, praticamente stancarsi di avere a che fare con la verità, ed è quello che ha continuato a fare anche nel 1993. Chiaramente è una farsa, e questo è quello che deve essere spiegato adesso, perché se non si spiegano quella che è la verità, guardate quello che succede, in che terribile situazione siamo arrivati. Grazie. E da penso che il nostro tempo si sia concluso Sì, per oggi. sì. Penso che a nome di tutti, di poter ringraziare il dottor Marcus per la sua fantastica presentazione. Grazie. E penso che veramente abbia aperto gli occhi a molti di noi oggi.